cari nipoti, perché porno mukbang oggi? Non perché come al solito sono sempre mezza nuda, io ho decretato che con la crisi di mezza età arrivano solamente mutande nei miei outfit, non altro, e mutande io oggi sono. Mi mangio questo cibo veramente ipercalorico, è il solito frico friulano. Solo che stavolta è liscio, non ha i funghi, buonissimo. Io mi auguro che quando faccio i miei pasti in video di essere ispirazione per le persone, c'è qualcuno che mi segue, che non mangia o che fa altro con il cibo. Spero davvero che non sia triggerante, qualcuno mi scrive. Ma allora io quando non mangio mi dicono quasi sempre anoressica, lo dicono lo stesso a dire la verità, mi dicono anoressica. Quando mangio in video invece mi dico che triggero altro, ma io insomma mangio un pasto normalissimo, mi comporto in maniera normalizzata, adesso mi alleno, quindi non vedo perché non intrattenermi, anche perché mi stanno girando i coglioni, probabilmente questo mukbang, questo frico friulano è assolutamente fonte di fame nervosa. Oggi, devo essere sincera, invece di sfogarmi sul sacco da box, purtroppo mi sfogo sul cibo, ma non faccio una buffata, diciamo che mi concedo una cosa che mi piace. Allora, per chi non si è ancora iscritto a questo canale, vuole vedere la mia faccia e le mie mutande, il mio culo, sapete, video corti vedete più il mio culo, video lunghi sapete che vedete di più la mia faccia. Per chi dice che ho la faccia come il culo, spero che guardi entrambi i format, ma cliccate sulla campanella, vi arriverà la mia mutanda sicuramente via mail. Allora, oggi spacciolando così con la bocca, perché allora intanto vi spiego subito perché mi girano le balle e poi affronteremo il discorso anche festività, perché oggi di festività volevo parlare. Allora, io sono qui che mi sto provando il mio outfit per l'ultimo dell'anno, vedete che sono in gingheri alle 3 del pomeriggio. Ovviamente sempre in mutande perché anche l'ultimo dell'anno andavo via in nuda, e arriva una chiamata da parte del mio fidanzato, non da parte di mia sorella, ma direttamente dal mio fidanzato, che mi dice che l'appartamento Firenze che stiamo affittando si è rotta la caldaia. Abbiamo dovuto disdire tutte le prenotazioni perché a Firenze adesso non si può stare senza, si va veramente sotto zero, anche quell'appartamento per carità è caldo, ma lo stesso la gente si gira le palle. Abbiamo dovuto disdire tutte le prenotazioni, pagare penali agli ultimi ospiti che stavano per arrivare, perché giustamente glielo disdici il giorno prima, pagare penali, Airbnb, Booking, tutti i broker, vacanze. Un disastro. E mio fidanzato ed io stavo giusto preparando l'outfit per farci un weekendino, perché devo essere sincera, lui ed io non ci vediamo e non ci incrociamo davvero poco, e le vacanze natalizie sono un'occasione per un po' a scappare dai cenoni natalizi di famiglia e anche per stare assieme. L'ultima bella vacanza abbiamo fatto tutte le Canarie 3 anni fa, poi vuoto totale, il Covid proprio mi ha tolto ogni voglia di mettere piede su un aereo per le formalità, burocrazia, queste cose qua. Stavamo valutando semmai di riprendere, però arriva questa notizia, mia sorella chiama mio fidanzato mi dice: abbiamo questo problema, dobbiamo andare, mia sorella viene qua dalla mamma a farsi il pranzo natalizio, io devo andare su a Firenze con il mio fidanzato, ormai partiremo, credo come sempre, la vigilia. E quindi piani rovinati, nervoso, ma non faccio la buffata. Io quest'anno mi voglio salvare dalle buffate in toto, perché l'anno scorso era un anno ormai che non vomitavo più, non mangiavo, non vomitavo più. Quest'anno ormai sono 2 anni, li voglio festeggiare con voi, mi sfogo con voi in video, ma non voglio fare abbuffate. Certo, devo anche aiutarmi, perché comunque le festività sono a rischio. Per chi soffre o ha sofferto di disturbi alimentari, ma anche chi ha delle tendenze alla fame nervosa, comunque a strafare durante le festività, lo facciamo un po' tutti, chi ne soffre sicuramente è il periodo più brutto dell'anno. Allora io leggevo uno dei soliti post, ogni tanto spio gli attivisti per i disturbi alimentari perché per me dicono tante cagate, spesso e volentieri. Stavolta ho letto invece cose con cui mi sono riconosciuta. Diciamo, Natale probabilmente per chi ha queste fragilità in senso alimentare è il periodo più tremendo dell'anno. Io l'anno scorso
ho fatto un discorso, ho detto scappo dalle buffate, dal cenone natalizio o pranzo, quant'altro. L'anno prossimo sicuramente sarò in grado invece di affrontarlo perché sarò molto più forte. Così pensavo. In realtà, sì, certi da cose mi sono molto fortificata. Ammetto che non ho più certe fragilità che avevo prima, sicuramente non ci sono più. Quella del mangiare fuori io non l'ho quasi mai superata perché non l'ho affrontata bene, non mi sono neanche messo l'impegno. E quando dico a mio fidanzato no, ma non andiamo, spesso declino, mio fidanzato, ma allora non sei guarita, le solite cose. Io per l'ennesima volta dirò che si può stare meglio, si può guarire con certe fragilità, probabilmente le persone mature, quelle che non vedono più la vita in bianco e nero esclusivamente in termini dicotomici, in cui no, siamo molto perfezioniste e guarire significa tornare a mangiare come facevamo una volta. Io non l'ho mai fatto in maniera normale, eh? Ho rivisto delle mie foto da giovane e probabilmente soffrivo attorno al cibo, sempre sofferto fin da giovane, e che poi è sfociata, la cosa si è sfociata in un comportamento assolutamente allarmante, è successo dopo qualche anno, ma ho sempre veramente, quindi normale attorno al cibo forse lo sono stata quando ero molto piccola e molto magra. E non credo che tornerò mai più ad essere normalizzata, nel senso di avere un rapporto molto 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 disteso, questo no, perché la mia è stata una malattia lunga, totalizzante, l'ho accettata per quello che è stato, non guardo al passato più, l'ho fatto con una rabbia di aver perso, buttato nel sasso 25 anni, quella cosa lì mi è passata, quindi ho fatto un passo ulteriore nell'accettazione di quello che è stato, però ho accettato anche il fatto che probabilmente certe fragilità con me permarranno a vita. Una è quella del peso corporeo, che deve essere in una certa maniera, un'altra è quella che grandi quantità di cibo, non il cibo in sé, possono essere triggeranti. Allora io ho un frigorifero che non ha tante cose dentro, non è come quello di mia sorella che si concede veramente di tutto, poi però lei è selettiva, più veganottera rispetto a me, non mangia queste cose qua, non le mangerebbe mai. Mia madre, che lei ha sempre frigo pieno, però mangia più light perché dice la pancia è arrivata a 70 anni e basta, quindi vabbè. Io ho un frigorifero con delle cose dentro, ma non ho tante quantità di cibo, perché per me la visione di una fetta di torta, una fetta di dolce è una cosa, la visione di una torta intera è un'altra cosa, e probabilmente la buffata non la farei comunque, però non voglio trovarmi a dover soffrire per una cena, per un cenone in famiglia, a trovarmi nel momento e pensare di essere la persona più forte del mondo, la persona più figa attorno al cibo, e invece poi scatta la buffata ed è, si tratta di una ricaduta. Io le ricadute le ho fatte, non sono una cosa da colpevolizzare o spararci perché oddio, però dopo tanto tempo in cui non ne faccio più, le ricadute sono sparite, ma anche la fame nervosa si è assottigliata, so come gestirla. Mi romperebbe un po' le palle tornare molto indietro, farmi la buffata e poi andare a vuotarmi, o peggio ancora girare, perché forse quando una persona, ricordate che quando una persona mette il vomito lo archivia, poi forse non lo tira fuori più perché si allontana da quei comportamenti anche un po' così, che non sono pulitissimi. Io non mi vedo più a fare quello, però una cosa che mi vedo a fare è fare una mega buffata, magari, che ne so, fare 7 ore a correre intorno al mondo per bruciarla. Questo magari mi vedo a farlo ancora. Voglio proteggermi. Sono una debole, sì, sono una debole nel senso buono, non mi dico sono una perdente, cose così, assolutamente no, perché fa parte della mia maturazione, una parte di me è rimasta irrisolta, lo rimarrà sempre. Accettare anche questa parte irrisolta o la parte appunto che è rimasta ancora indietro per quanto riguarda il cibo è forse una parte di che io considero di maturazione, cioè io so quali sono i miei punti deboli, non sono una persona perfetta e neanche forse lo voglio essere, so quali sono i miei punti deboli,
il capello unto, tinto male, il pelo, queste cose qua, e me ne frego, ci convivo benissimo, non vado neanche, intanto me lo tocchino così, ma non vado neanche magari perché non mi interessa. La stessa cosa faccio con questa fragilità al cibo, attorno al cibo, che sono residuali, non mi danno da pensare, scusatemi, mi apro un golfo con il frico col friulano, non mi danno da pensare. Nel senso, le ho, però non ci muoio dietro perché devo raggiungere la perfezione, perché io devo mettere su 10 kg perché sennò non sono guarita, perché assolutamente no, accetto quei lati rimasti bambineschi, rimasti irrisolti, rimasti immaturi attorno al cibo e me li porto avanti. Non è detto che io li devo portare avanti, però li risolvo con calma. Questo significa che quando mi è stato detto di andare a Firenze, ho detto, cazzo, vai, saltiamo il cenone, il pranzo. Allora, io al pranzo con, ho sempre di solito il pranzo con la famiglia di mio fidanzato, che è una famiglia adorabile, che parla volentieri con me, figlio parla poco, quindi per sentire cosa c'è nella coppia, o comunque devono chiedere a me, e quindi diciamo c'ho veramente un buon rapporto disteso, e vado a pranzo volentieri, però sono dei pranzi normali, magari io non mangio tutto, ammetto che la sera poi magari mangio meno, per certe volte mi è capitato anche di non mangiare nulla, ma i pranzi di Natale io me li ricordo, sono famiglie queste tradizionali, anche che amano imbandire la tavola. La mamma del mio fidanzato, un po' come mia mamma, forse anche meglio in termini di cucina, è un'ottima cuoca, non si fa mancare, non fa mancare niente alla famiglia, anche perché mio fidanzato ha un fratello e un papà che insomma hanno sempre mangiato, ecco, quindi sua mamma ha sempre spignatato molto, le piace, quindi la tavola è sempre stata insomma una tavola natalizia, niente di meno. Quindi quest'anno io l'ansia diciamo attorno a questo evento, sinceramente me la sono posta. E quindi ho detto, vabbè, mangerò magari meno degli altri, che ne so, non sono obbligata a mangiare la fetta di pandoro, di panettone, dolce natalizio. Il giorno dopo rimango light, poi si posso muovermi un po' di più, magari nei giorni dopo, senza fare compensazioni estreme, senza farci male. Però, onestamente, sì, è vero che nasce l'ansia attorno a questo. Quando mi è arrivata questa notizia, ho detto, salterò. Comunque, salterò questo momento comunque doloroso, sì, lo ammetto, per me è doloroso assolutamente, quindi andare a Firenze non mi dispiace, anche perché mio fidanzato ed io il giorno di Natale, volevo andare a vedere una mostra, cioè questa mostra ha parlato strozzi con un sacco di gente, ogni volta vedo code e volevo andare a vederla, se riesco, perché non facciamo mai niente di culturale e la cosa sinceramente mi rompe, perché una volta che ero giovane andavo per locali, adesso che sono vecchiotta mi piacerebbe diventare una persona diversa, quindi anche rimanere isolata col cibo e magari cambiare altre cose della mia vita, perché non sono, cioè io mi vesto come una ragazzina, ma in realtà non sono per niente ragazzina, sono vecchia dentro, quindi mi piace anche vivere da vecchia spesso e volentieri. Quello che dico è di non preoccuparsi più di tanto se avete queste mancanze. Non sapete perché ho fatto questo video, forse non l'avrei fatto, qualcuno di voi mi ha scritto proprio un commento sotto un video dicendo, potresti per favore parlare di questa cosa annosa, perché sono appunto i cenoni natalizi o comunque i pranzi luculliani. Ecco, io per esempio dopo questo sono già piena per un bel po', 4-5 ore anche di più non mangio, sicuramente fino a stasera a cena. E il frico l'ho mangiato anche ieri, alla sera ho mangiato, poi mi sono allenata, quindi non è che non mangio nulla, però non è che mi sfondo più, assolutamente non mi capita più. E quando ci sono queste occasioni la mia mente va un po' anche in overdrive, soprattutto perché a parte il cibo, la sfida con il cibo che ho davanti, che è diverso da quello che io tengo in casa, che comunque è limitato, ce n'è anche di ipercalorico, avete visto i miei video precedenti, forse troppo ipercalorico certe volte,
ma tutto in quantità normali per due persone, perché anche il mio fidanzato non ha problemi col cibo, ma assolutamente no, però comunque è uno che adesso si tiene un po', perché se no tende a comunque anche lui a magnottare tanto. E mi troverei di fronte veramente a una sfida che potrei perdere, e non voglio assolutamente, perché devo provare in un momento in cui tutte le persone sono felici e io devo provare disagio. A questo punto preferisco avere la scusa ufficiosa della caldaia, andare giù e fare il mio solito pasto. Si può anche pensare di andare a cena, ma comunque non saranno i pranzi appunto di famiglia, che sono tremendi. Però quello che dico è fare pace con, perché devo sentirmi in colpa per non voler affrontare una cosa del genere nei propri tempi. Io direi di prendere le cose in maniera easy, fare pace con queste nostre debolezze, perché uscire da un disturbo alimentare è anche quello, certe cose che non si possono cambiare, o che non vogliamo cambiare al momento, o che decidiamo che vanno bene così, che non cambieremo fino alla fine dei nostri giorni. Io certe cose credo che rimarranno così fino alla fine dei miei giorni. Non mi sento in colpa, perché la cosa, non voglio soffrirci, non mi fa soffrire, faccio una vita normalizzata, assolutamente non è la vita che facevo prima attorno al cibo. Mi sento bene così come sto, con questo equilibrio molto precario, non vedo perché devo andare a disturbarmi adesso su queste cose qua. E io quello che forse sono cambiata rispetto alla me di prima, un po' più, era un po' più tutto o niente, anche io molto, ma sono ancora un po' perfezionista per certe cose, per altre ho dei lati a cui giro attorno e li lascio più morbidi, perché so che questo mi aiuta. Io certe mie debolezze, certe mie lati che io chiamo lati oscuri, o convivere con certi lati brutti anche hitleriani della malattia, che sono per esempio il mio peso corporeo, che non amo, voglio che rimanga più o meno in certi ranghi, lo lascio fluttuare, ho già detto, però se vedo che va su ci penso. Ma io convivo con questa cosa qua, perché non è una cosa che mi rende la vita impossibile, che mi fa pesare ogni, scusatemi, esco le mezze tette che ho, che mi fa pesare ogni due secondi, assolutamente no, non mi faccio più, cioè la mia vita è veramente molto cambiata rispetto a prima. Posso pensare di avere un equilibrio a mezza via di questo tipo anche per il futuro? Sì che lo posso fare, questo prevede anche il fatto che mi salvo il culo saltando quegli episodi che invece prima mi mettevano in crisi perché sfociavano sempre in abbuffata. Lo posso fare anche questo, dice mio ragazzo, non sei marinta, perché lui fa sempre l'avvocato del diavolo, tra l'altro un carattere diametralmente opposto del mio, e tende sempre a rompermi i coglioni, perché sa che io scoppio, poi faccio le mie belle scenate o due discussioni così accese, a lui vedo che piace, ma in realtà anche qui io decido di convivere benissimo con questi miei lati, che sono irrisolti, chiamiamoli, io lo sono lo specchio di altri miei lati interiori irrisolti, e mi va bene così. Certo, sono materiale psichiatrico? Assolutamente sì, ma chi non lo è materiale psichiatrico? Ma decido anche di far pace con il fatto che non andare è un momento mio evitante, quello di non andare, intanto ho rotto il video, di non andare alla cena o al pranzo con i parenti, è un momento evitante, perché la persona matura va, si siede là, porta pazienza, o comunque si violenta, no? E mangia anche se non vuole mangiare. Non lo faccio. Allora, questa chiaramente è la possibilità, io ho una scelta, faccio quella ovviamente più da codarda, da codardona, così anche ci godo, mi perdono assolutamente, sì, questo sì. Dopo c'è invece le persone che non possono dire di no al pranzo perché risultano assolutamente maleducate, perché la famiglia li toglie dall'albero genealogico, taglia il ramo e la mela marcia va via. Io non arrabbiatevi, sono anch'io ovviamente la pecora nera della famiglia. E in questo caso quello che consiglio, se proprio siete obbligati ad andarci, so che cosa vuol dire, perché so che avete gli occhi addosso, anche io quando vado a eventi fuori o la cena con la famiglia del,
mio fidanzato, comunque insomma le persone sono, mi sento un po' io gli occhi addosso, magari non li ho, però chiaramente le persone no, stanno un po' attenti, che cazzo sai che ti muovi la mia robaccia in fondo alla stanza, e ti senti un po' osservata. Anche qui certe volte forse è solamente una nostra idea, quindi passiamo oltre questo pensiero, che sono sempre questi pensieri persecutori, no? Tutti ci guardano in spiaggia, guardano qua, o quanto sono magra, o quanto ho messo su chili, non vado in spiaggia. Vabbè, se vi fa soffrire non andateci, però è anche vero che ragionando in maniera razionale spesso invece la gente non pensa a voi, pensa solamente a strafogarsi, o a essa stessa pensa al fatto di mangiare poco, perché il discorso di controllare il cibo, io vedo i talebani dei disturbi alimentari, vari esperti, no? La considerano una cosa assolutamente il male del mondo moderno, quello di contro il mondo occidentale, no? Del mondo bianco, quello di reprimere. Leggevo anche della filosofia attorno a questo, Marcuse piuttosto che altri filosofi, che dicono, no, il mondo occidentale è la repressione degli istinti del piacere, anche quelli attorno al cibo, e infatti tutti pensano, cioè è proprio iscritto nel nostro mondo bianco quello di stare a controllare questi istinti, perché è nella nostra cultura. Quindi io in realtà i talebani dei disturbi alimentari li darei in faccia, perché è davvero invece un postulato culturale nostro, quello della cultura bianca, che prende piacere dal bacchettare proprio il piacere in quell'istante. Non è solamente una cosa, quella di controllare il cibo, che riguarda le persone che si trovano poi con disturbi alimentari, assolutamente no. È normale, per cui probabilmente la persona che io ho davanti, in questo caso mia suocera, starà pensando a essa stessa a non esagerare, perché tutte le persone, anche quelle che non hanno problematiche grandi di cibo, operano un controllo sul cibo, perché così ci dicono dal giorno 1 in cui siamo nati. Lui non penserei tanto agli occhi che ho su di me, primo. Secondo, quello che posso consigliare è di mangiare comunque un pasto normalizzato, e non avere problemi a dire di no quando arriva la portata in più. Adesso non so se voi andate al ristorante, ma certe volte è capitato di andare al ristorante, col Covid grazie a Dio è più stata la cosa più casereccia, e in realtà poi l'anno scorso ero scappata a Firenze, quindi esultando. Però se è una portata in più, declinate. Se è il dolce, io il dolce per esempio anche adesso non lo mangio, perché cioè, dopo un pasto da famiglia, da ristorante, non lo mangio il dolce, perché quello significa mettermi in crisi. Se mi succede faccio una fettina piccola, ma non mi guardate, ripeto, nessuno si allarma, nessuno si stupisce, perché io vedo un sacco di ragazze normali, donne normali, che non hanno mai dichiarato disturbi alimentari. Le ho viste io personalmente, non frequento molta gente, ma ho visto persone che hanno detto di no alla pizza di sera, no, io di sera non mangio XY, per esempio, io di sera invece mangio di tutto, perché dopo comunque ho la cyclette, vari allenamenti, quindi mi concedo anche quello che voglio, anzi mangio di più quando so che mi alleno, perché sennò non sto in piedi. Quindi non vi fate troppi problemi a declinare. Se qualcuno sa che avete avuto un disturbo alimentare e siete a pranzo, è una cosa coraggiosa, e cioè non staranno, cioè possono solo amarvi di più per il fatto che comunque mettete, no, in stand by il vostro disturbo alimentare, di non mangiare o di mangiare troppo, e vi sedete lì e comunque fate uno sforzo. Non ho grandi altri trucchi da dare, certe volte anche sono anche stanca un po', io sono anche abbastanza diretta con le persone, se non voglio andare posso anche dire la motivazione del perché, del per cosa, per come. In questo caso ho questa scusa per cui scappare a Firenze, ma non mi farei, al posto vostro non mi farei molti problemi, direi no guarda, non sono una mangiona, oppure ho mangiato in questi giorni. Tranquillamente, tanto capiscono vedere il vostro frame minimo, che comunque siete una persona che ci tiene. Guarda, questo giorno ho già mangiato parecchio, quindi la lasciamo stare, anzi oggi era giornata lunedì, giornata detox, invece siamo qua tutti quanti a cena. Per cui non fatevi troppi problemi. Io non so quando verrà pubblicato questo video, prendo l'occasione comunque per farvi gli auguri di Natale, per dirvi fanculo il veglione di Natale.